Wedi, chi è Paola Rocco? La 53enne vive ed è spesso si scontra con Gemma e Gianni. Paola Rocco, 53 anni, è una delle dame di questa stagione di Uomini e Donne. Nelle ultime puntate la donna è stata presa di mira in particolare da Gianni Sperti e Gemma Galgani. Dal web si apprende che Paola è un'imprenditrice e ha due figli di 29 e 24 anni. A Uomini e Donne non mancano mai liti e discussioni. Recentemente al centro delle polemiche c'è stata anche Paola Rocco. Una delle dame del trono over presenti nel programma sin dalla scorsa stagione. La donna ha 53 anni, è nata a Roma e attualmente vive ad Aprilia, in provincia di Latina. Ha due figli, un maschio di 29 anni e una femmina di 24. Stando a quanto dichiarato da lei stessa durante la sua presentazione, ha deciso di partecipare a Uomini e Donne dopo essere stata single per 3 anni. Sarebbe stata una sua amica a consigliarle di partecipare al programma di Maria De Filippi. Paola, da quanto si apprende sul web, è un'imprenditrice e collabora con una società di esportazione che ha sede in Egitto e anche con una onlus dedicata a temi artistici. Per quanto riguarda il suo percorso a Uomini e Donne, Paola si è spesso scontrata con Gemma Galgani. In più di un'occasione, le due dame hanno avuto conoscenze in comune, ad esempio quella con Roberto. Guardando a un passato più recente, Paola aveva mostrato interesse anche per Silvio. Il cavaliere è sceso proprio per Gemma. Lo aveva invitato a ballare, ma lui aveva rifiutato. Era quindi scoppiato il litigio tra la dama e Gemma. Secondo quanto riportano le anticipazioni sull'ultima registrazione del 16 aprile. In studio c'è stato un nuovo scontro verbale tra le due dame, a quanto pare Gemma non ha preso bene alcune parole usate da Paola nei suoi confronti. Paola Rocco si è resa protagonista di accesi scontri anche con Gianni Sperti. Nella registrazione del 15 aprile. Ad esempio, l'opinionista l'ha attaccata per l'atteggiamento tenuto con il cavaliere Remo. Che lei aveva accettato di conoscere solo la settimana prima. Pare che gli animi si siano surriscaldati parecchio. Bisognerà aspettare la messa in onda su Canale 5 della puntata per sapere nei dettagli cosa sia effettivamente successo. Ad oggi Paola ancora non ha trovato l'uomo giusto. Uomini e Donne, l'ultima sua conoscenza con Elio è durata lo spazio di una cena. Peraltro anche Elio è una conoscenza in comune con Gemma. Nirik Vorbinza, giungla e adornata, curacchetta. So admire nave spaziale de pe Andromeda. Ăsta e țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, text plin de dude. Tu mere tarde printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un...